Oggi continuo il mural che ho iniziato qualche settimana fa e sto cercando di mettere dei colori chiari su quelli scuri che avevo già messo gli altri giorni e continuando a costruire questo paesaggio. È un paesaggio, allora ho iniziato con una foto dei fori romani con delle piante tipiche della zona. Però nel mio modo di dipingere inizio con una fotografia e poi poco a poco inizio a decostruire più o meno lo spazio che sto dipingendo. È un paesaggio di Roma, ho preso una foto dei fori imperiali dove ci sono tre piante che erano considerate sacre, che sono il fico, l'ulivo e la vite, e attraverso questa foto inizio a costruire solamente con le forme e solamente con il colore, che più o meno la mia ricerca a livello di pittura è la decostruzione del paesaggio per allontanarsi un po' dal razionalismo, razionalità, come unico modo per generare conoscenza. E quindi lavoro un po' l'improvvisazione e la costruzione unicamente con colore. Quindi il risultato finale sarà un'opera astratta. Ed è da 4-5 anni forse che faccio murales. Vivo a Tenerife, quindi principalmente in Spagna, poi qua e in Messico e in altri posti. Lui è Max, che è il cane di un signore, fotografo naturalista, che abita qui nel quartiere. E abbiamo deciso di rappresentarlo perché la street art comunque è un'esperienza mediata che riguarda tutto quanto il paese, quindi la realtà urbana che la circonda. Quindi stiamo cercando di includere elementi della vita dei cittadini, cioè delle persone che vivono questo quartiere, in modo tale che sentono queste opere molto più personali rispetto a, diciamo, a una semplice opera di un artista da galleria, visto che stiamo intervenendo in ambito urbano, appunto. Allora, in questo momento esatto sto intervenendo all'interno del disegno di Federica, che è l'altra artista del muro, e dipinge in maniera astratta, e abbiamo deciso di inserire appunto Max in questo punto perché, a parte che è in vista con l'abitazione del proprietario, ma anche perché riuscivamo in questo modo a integrare perfettamente i nostri disegni, che è poi l'obiettivo principale del muro. Io in particolare, un punto focale della mia strategia, della mia arte, è l'unione tra gli stili, e quindi sto cercando di inserire un elemento rappresentante la cittadinanza, quindi la parte urbana che ci circonda, in ognuno dei disegni degli artisti. In Federica ho deciso di rappresentare Max, mentre per esempio in Giacomo o in Tristano ho rappresentato un pappagallo, che è sempre del fotografo naturalista che ci ha fornito le foto, abitante della zona, o anche per esempio un signore ci ha chiesto di inserire la sua chitarra elettrica, o una signora appassionata d'arte ci ha chiesto di inserire un pittore famoso che è tipico di questa zona, di Castelli Romani.